Io sono l'imperatore. Mai dire impietrito, ragazzi. Sono impietrito davanti alla strapotenza tedesca. Ho altre linee di difesa? Ho altre linee, ragazzi. Ci sarebbe questa. Minchia, una ritirata. No, sto facendo come l'esercito zarista, ragazzi. Si ritirò di un sacco di. Adesso sembra che siamo riusciti un attimo a. Cos'è questa città? Varsavia, no, lì dobbiamo. Tu, ritirati qua dietro. Allora, tu, pausa. Così. Ah, sembra che siamo riusciti adesso ad arrestare, ad arginare un attimo i tedeschi. Quando arriveranno i rinforzi dalla Siberia, tutto andrà bene, eh? Stanno affluendo il più possibile. Siamo già sotto di artiglieria. Cos'è che è sta aviazione qui? Due aeroplani. Ok, mettiamoci qui. Dai. Scusate se non sto parlando molto, ragazzi, ma qui abbiamo perso quante truppe nella ritirata? Qui perdiamo altre 10 divisioni. C'è di buono che però i francesi stanno tenendo a bada un po' i serbi. Noi intanto stiamo supportando la Serbia, ma dovremmo supportare un po' più noi stessi perché vedo che siamo un po' in crisi. Hanno attaccato con una ferocia assurda. Questa è la battaglia di Tannenberg, porca troia. Dove ci ritiriamo? Dietro Kiev? Una linea del genere? So, sta di fatto che forse è il momento di farla a breve questa linea, prima che perdiamo tutto l'esercito zarista. Però loro possono comunque sfondare qui dal centro. Devo ordinare la ritirata generale, eh? Devo parlare con lo zar. Zar, mai dire, vuoi ordinare la ritirata generale? Non lo so. Perché qui stiamo ottenendo dei successi difensivi. Sfondiamo Memel. Che disastro. Ah, per il momento tutto verde. Rullo compressore, un paio di palle. Allora, arrivano le truppe dalla Siberia, porca miseria. Ecco perché avevo tutti quei feldmarescialli difensivi, ragazzi. Perché la Germania è un mostro. Una linea del genere che protegga la Crimea. Pausa. Chi è il più difensivo? Max Planning. Lui. Ok. Anche lui non è male. Entrenchment. Però questo è D4. Ok, allora. Tac. Tac. Prendiamo tutto l'esercito zarista, cancelliamo ogni ordine. Sì, ragazzi, succede, succede quando non conosci la campagna e non pensavo fossimo. No, 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 no. Ok, allora. No, fermati! Ok. Seguiamo il fiume perché. Meno male che le mie fabbriche le ho costruite tutte. Lontano. Ok. Prendiamole tutte. Ritirata generale e abbandonate tutte le posizioni. Allora, loro.
queste truppe devono togliere il garrison da queste... Però mi sto divertendo, ragazzi. Perché comunque, almeno... Anche se perdiamo, almeno gioco qualcosa di diverso. Allora, ci mettiamo tutti dietro questo fiume. Magari queste zone, queste due città andrebbero protette abbastanza... Allora, ritiriamoci. Ok. Forse richiameremo anche le truppe dall'impero ottomano, perché... Allora, ritiriamoci dietro il fiume. Cerchiamo di non farli passare più. Ok, 126. Sembra che la ritirata stia avvenendo in maniera abbastanza ordinata. Non abbiamo perso uomini al momento. Abbiamo 126, anche se perderemo 10 divisioni qui, praticamente. Ok. Cerchiamo di abbozzare una linea di difesa. Allora, le truppe che sto addestrando le mettiamo qui a Smolensk. Ah, minchia, che ritirata assurda! Tracollo totale del fronte. Che a Minsk, vediamo di sganciarci con queste 7 divisioni, perché... Dobbiamo essere più veloci di loro. Pensate a scappare, porca miseria. Oh. 107, abbiamo perso 20 divisioni nella ritirata. No, 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 andate, andate, andate. Via, via, scappate, scappate, mettetevi tutti in salvo dietro al fiume. 10 settembre 1914. Cosa sta succedendo? No, 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 no. No! Allora. Allora, giochiamo come Russia. Proprio adesso, sti bastardi comunisti di merda! I primi segni di cedimento. Allora, gli eredi di Bisanzio, voi vi occuperete di sedare la ribellione sovietica. Capito? Mentre il resto delle truppe si occuperà di vivere contro i tedeschi. Speriamo che i tedeschi poi... Pietrogrado è stata invasa. Riceviamo un land lease da tutti. Patto di non aggressione con la Tunisia. Sì, mandatemi truppe, per favore. Ma sono nell'intesa? Movimento bianco. Allora, qui queste 107 divisioni bloccheranno i... i tedeschi. Ok. Se i russi adesso li facciamo a pezzi. I sovietici di merda. Allora, dove so... Cos'è questo? Chi posso far entrare? Combattete con me. Allora, questo va bene. Questo va bene. Porta Serbia, ok, va bene. Ok, va bene. Allora, non National Force, ragazzi, segni di cedimento. Allora, rinforzare Vladivostok direi che proprio... questo ormai non serve più a niente, non ce le ho più queste regioni. Ah. Devo aspettare fino al 1917 per riportare lo zar. E i russi rischiano di farmi a pezzi. Migliorare le azioni... Migliorare le relazioni con la Romania. Non male.
Facciamo un po' di infrastrutture. Allora, l'esercito, il mio esercito. Allora, qui la ritirata sta avvenendo e sembra che queste cazzo di truppe siberiane, se non arrivano, siamo spacciati a dir poco. Ok, allora, tutte le nostre truppe si sono allontanate dai tedeschi. Allora, adesso sediamo la nostra ribellione. Ci mettiamo dietro ai fiumi. Porca. Allora, qui questa divisione è stata circondata. Adesso la prendiamo. Dove cazzo sono le mie truppe? Dove cazzo sono? Allora, qui conviene allearci con il Giappone a sto punto. La rivoluzione d'ottobre è venuta abbastanza velocemente perché ho perso subito. Allora, loro hanno arrestato l'invasione, penso. Spero che mi mandino truppe perché veramente, ragazzi. Spero che gli alleati mi mandino qualcosa perché io sono nella merda. O l'ho giocata male o non lo so. Allora, sono già disposte. Allora, eredi di Bisanzio. Ah, queste truppe hanno il compito di sedare Lenin, quindi andiamo. Allora, vediamo un attimo. Allora, le divisioni che sto. Non abbiamo qui a Kursk, le mettiamo. Abbiamo 20 divisioni mal addestrate, ma che mettiamo qui a protezione del confine. Ok. L'Austria sembra non espandersi ulteriormente. Quanto abbiamo di unità nazionale? Ah, ok, l'abbiamo quasi tutta. Va bene. Io vorrei cominciare ad attaccare con la mia cavalleria. Allora, ragazzi, lì il fronte sembra che siamo riusciti un attimo a salvarlo. Allora, adesso il problema sono i comunisti di merda. Sempre loro in mezzo ai coglioni. Adesso li facciamo a pezzi. Vediamo di circondare dei pocket gloriosi. Ok, allora lì va bene. Lì ci siamo messi tutti dietro il fiume. Ecco, l'unica cosa che vedo un attimo da mettere a posto. Rullo compressore che magari cambiamo nome perché ha portato sfiga. Allora, edit mod. Ok. Allora, è tutto dietro al fiume, eh? Perché senza il fiume che dà le penalità siamo fritti lì. Ok, va bene. Abbiamo fatto, lì siamo a posto. Poi il mio anti-comment. L'Italia mi manda un land lease, grazie. Ok. Siamo stati sconfitti nel Baltico. Ah, la mia flotta però è molto più potente. Mettiamogli un ammiraglio, magari. Il grande ammiraglio, il duca Alessandro. Perché? Ah, perché hanno sconfitto. Chiaro, hanno conquistato quella zona e quindi. Ok, riprendiamoci questo territorio. Va bene.
Grandi sbarchi mi sa che non ce ne saranno, quindi adesso quelle truppe le prendiamo e le usiamo per qualcosa di più fantasioso. Ci siamo già disposti dietro al fiume, da questo fiume speriamo che non passino più. Ok, abbiamo circondato un po' di truppe sovietiche. Qui attacchiamo. Sperando che i sovietici non rappresentino un grosso problema. Aia. Ci sono tutti i sovietici che controllano questa zona, la Siberia, praticamente. Vedo il mio impero, ragazzi, veramente crollarmi. Immagino come potesse essere per lo zar vedere tutta questa situazione in Russia. Ok, cerchiamo di pochettizzare dove è possibile. Allora, truppe già posizionate. Ah, ok, il Giappone è nostro alleato, fortunatamente. Ci manda Lend-Lease, ci manda tutti i Lend-Lease. Queste sono troppe, queste truppe, quindi cambiamo nome. Non mi fa cambiare nome un attimo, poi lo cambiamo. Ragazzi, questo è stato uno degli episodi più tristi della storia del canale. Ci vediamo nel prossimo, per vedere come finirà Mai Dire. Ciao a tutti da Mai Dire, al prossimo video.